dove potremo contemplare amarti per tutta l'eternità. Ti preghiamo, trasformaci a tua immagine, Signore. Hai dato un cibo a noi, Signore, lieve di me, di forza, per tuo nome, di noi, di casa. Parlate italiano. Ma si lamentano sempre. Dal Vangelo secondo Matteo. Sul far della sera i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portateveli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Ciao.
calma ancora. No, a ieri per i tuoi amici ci vado di mano. Ciao. Questa è serio, tantissimo lo so. Sì. Tutto lo saluto, lo cambio. Ciao dottore, buonasera. Di Papa Francesco del 4 agosto 2014. È utile confrontare la reazione dei discepoli di fronte alla gente stanca e affamata con quella di Gesù. I discepoli pensano che sia meglio congedarla perché possa andare a procurarsi il cibo. Gesù invece dice: date loro voi stessi da mangiare. Due reazioni diverse che riflettono due logiche opposte. I discepoli ragionano secondo il mondo, per cui ciascuno deve pensare a se stesso. Gesù ragiona secondo la logica di Dio e quella della condivisione. Quante volte noi ci voltiamo da un'altra parte pur di non vedere i talenti bisognosi. E questo guardare da un'altra parte è un modo di farlo per dire arrangiarsi da solo. E questo non è di Gesù. Questo è arrangiarsi di tutti. Prese il pane, lo spezzò e lo distribuì loro. Gesù non chiese se quei due erano spiritualmente preparati ad
Chiesa creatrice, ogni violenza contro la vita umana. Ti preghiamo, ascoltaci. Siamo alla conclusione di un momento che sembra intenso. Dicevamo in cattedrale che la tradizione non è il semplice ripetere dei gesti ereditati dal passato, ma è soprattutto accogliere ciò che ci viene trasmesso come annunzio di vita, come certezza di fede, la presenza del Signore, e volerla trasmettere agli altri. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Spezza con la luce della tua parola ogni inganno e falsità. Ascoltaci, o Signore. Spezza con la vitezza del tuo cuore ogni rancore e vendetta. Ascoltaci, o Signore. Spezza con la fiamma del tuo spirito ogni peccato e tradimento della santità. Ascoltaci, Signore. Spezza con la dolcezza della tua carità ogni egoismo e durezza di cuore. Ascoltaci, o Signore. Spezza con il tuo ardore sponsale ogni legame che tiene prigioniera la Chiesa. Ascoltaci, o Signore. Spezza con la tua potenza creatrice ogni violenza contro la vita umana. Ascoltaci, o Signore. Spezza con la tua forza e consolazione ogni nostra paura e sbarrimento. Ascoltaci, o Signore. Fatto verbo sacramento. Maria Santissima,
benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio dei suoi angeli e dei suoi santi. Ora